Only got so much time, don't waste it. And know that you cannot contain this. Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti nel mio canale YouTube. Questo sarà un video differente dagli scorsi visti perché cercherò di portarvi con me in una giornata diversa da quella abituati a vedere per una bikini professionista. Voi di solito siete abituati a vedere la giornata in cui una bikini si allena, va a fare la spesa, invece in questo caso vi faccio vedere degli altri impegni che una bikini professionista ha. Sono in direzione a Roma, quindi mi sto dirigendo verso la stazione dei treni per andare a prendere il treno che andrà diretto a Termini. Andrà diretto a Termini e oggi mi aspetta Luca Alfieri, il fotografo ufficiale della Yamamoto Nutrition, perché avrò un servizio fotografico per la nuova linea di abbigliamento e di prodotti Yamamoto Nutrition. Ed inoltre domani e dopodomani avrò un altro video per voi, quindi avrò un'altra sorpresa che però svelerò tra qualche giorno, quindi vi terrò ancora un pochino sulle spine. Però per il momento vi mostrerò la giornata di oggi, quindi vi porterò con me nel backstage, nelle fotografie e vi farò vedere un pochino la vita di una bikini professionista a 360 gradi. Ragazzi, ci siamo arrivati in stazione, stranamente siamo arrivati prima del previsto e c'è tempo anche per un caffè, quindi adesso vado a prendere un caffè e poi torno in macchina e prendo le valigie. Andiamo a prendere il caffè. Ecco qui ci sta il caffè, perché dopo la sveglia alle 4 di mattina, se no oggi non ce la facciamo. Poi vado in macchina, prendo le valigie e vado diretta in stazione. Salgo sul treno e mi metto a riposare un pochino. Ragazzi, allora, ho avuto un'autista fantastica perché oltre ad essere arrivata in anticipo ho avuto il tempo anche per prendermi il caffè e ovviamente la Coca Zero per il viaggio. Quindi adesso caffè e poi si va in stazione sul treno. Ok ragazzi, pochi minuti, finalmente il treno arriva. Ora mi posso finalmente riposare un pochino, posso fare i piani per le mie ragazze, posso controllare i check che mi sono arrivati questa mattina e poi finalmente riprendere tutte le energie per il servizio fotografico bomba di oggi. Il caffè sta facendo effetto, quindi mi sono svegliata e posso poi riposare vista di oggi. Eccoci ragazzi, ce l'ho fatta, sono sul treno, posto vicino a me, ovviamente libero per via del Covid, treno praticamente libero e adesso possiamo riposare un pochino. Ragazzi, sono passate un'ora e mezza dalla partenza, ora siamo a metà strada, quindi è il momento di fare il secondo pasto, ovviamente organizzazione. Quindi six pack con tutti i pasti della giornata e il secondo pasto di oggi. Riuscita a riposare un pochino, ora appena arriverò in stazione a Termini mi fermerò dalla MAC per il trucco e poi andiamo in studio con Luca per iniziare con le prime foto in palestra. Successivamente faremo delle foto all'aperto e poi forse un video. Finalmente ragazzi siamo arrivati a Roma, manca poco e ci siamo, quindi ancora due minuti e sono a Roma Termini. Prendo le mie valigie, scendo, vado da MAC, mi faccio toccare e poi mi aspetta Luca Alfieri giù da basso. Oggi sarà una giornata molto bella e divertente perché faremo delle fotografie, ho appena sentito Luca, quindi faremo delle fotografie in palestra e nei macchinari con i nuovi prodotti, con il nuovo abbigliamento Yamamoto che è veramente spettacolare. Lo vedrete indossato a breve, quindi lo vedrete tutto indossato e anche i nuovi prodotti, vedrete i nuovi prodotti nel video. Quindi siamo quasi arrivati e ci aspetta Luca.
Ragazzi, siamo a Roma, eccoci, siamo appena arrivati. Sono andata a prendere qualcosa da bere per oggi perché sapete che io bevo tantissima acqua e adesso andiamo verso Luca Alfieri che è già qui, che ci sta aspettando. Oggi faremo delle fotografie in palestra, andremo in palestra e faremo delle foto con i nuovi prodotti Yamamoto e con l'abbigliamento. Sarà una giornata divertente. Molto divertente. Lo dice anche lui. Siamo appena arrivati nella location. Qui. Ci siamo. Direi che ci siamo. Siamo pronti. Questo ragazzi è il primo outfit del servizio di oggi. Prima di cominciare con le riprese di oggi, tocca il passo numero 3. Quindi prima di cominciare a lavorare, six pack e prendo il mio pranzo di oggi. Ovviamente come al solito i miei enzimi, la mia integrazione, i miei enzimi digestivi e le mie posate. Quando viaggio generalmente viaggio con la six pack, quindi all'interno della mia six pack preparo tutte le mie porzioni giornaliere di quello che vado a mangiare durante la giornata. Oggi infatti mi sono preparata 6 pasti perché poi questa sera mi muoverò in appartamento e in appartamento riuscirò a preparare gli altri pasti per domani, così riesco a mangiare cibo fresco. Come sempre dico i miei enzimi digestivi che io assumo prima di ogni pasto. Le mie vitamine, le mie vitamine per il pranzo, quindi prenderò la vitamina C come sempre e la vitamina B, che però le consumerò a metà pasto. Il mio pranzo di oggi prevede riso, manzo e verdure, basilare. È perfetto. Ora io non sono in vicinanza, in prossimità alle competizioni, però comunque con il mio coach abbiamo deciso di mantenere un fisico abbastanza tonico e definito per riuscire a gareggiare appena la situazione lo permette. Quindi appena la situazione ce lo permetterà, noi inizieremo la nostra stagione. Io sono già qualificata per l'Olimpia, infatti questi video sono appunto il mio road to Olimpia, quindi vedrete il mio percorso da qui all'Olimpia. E finisco il pranzo per poi entrare in palestra e iniziare finalmente con gli scatti di oggi. Ho deciso di mangiare prima di cominciare per non avere sbalzi di glicemia, quindi essere sempre costante con l'attenzione e avere abbastanza energia, perché erano appunto passate 3 ore e mezza dal mio ultimo pasto e quindi ho preferito pranzare, scattare e successivamente poi fare lo spuntino. Finisco la pappa di oggi e poi vado a scattare. Cause if I want it then I'll gain it. If I want it then I'll gain it. No, I don't wanna hear complaints, bitch. I'm sick of hearing all the same shit. You really want it then go take it. You really want it then go make it. I've never felt so alive. Keep working until I got it. I know what I want in life. And I'm gonna fight. Never felt so alive. Keep working until I got it. I know what I want in life. And I'm gonna fight, yeah.
finalmente in macchina, quindi finalmente relax, la giornata di oggi è quasi terminata, in direzione Nettuno. Domani mi aspetteranno altri 2 giorni di riprese. Oggi ho voluto portarvi nel mio mondo, quindi mostrarvi quello che non è soltanto allenamento e dieta di una bikini professionista. Quindi siete venuti con me nel backstage di uno shooting fotografico con Luca Alfieri, il fotografo di Yamamoto Nutrition, e avete visto appunto gli scatti con i nuovi capi di abbigliamento, con i nuovi prodotti. Domani e dopodomani preparerò per voi una sorpresa che pubblicherò solamente tra qualche settimana, quindi vi terrò ancora un pochino sulle spine. Grazie a tutti per aver seguito il mio video di oggi e grazie per chi è iscritto al mio canale. Per chi volesse iscriversi al mio canale, vi invito ad iscrivervi perché ogni settimana pubblicherò un video diverso per voi. Dalla dieta all'allenamento, agli shooting fotografici, alla mia vita normale. Da qui all'Olimpia. Quindi vi invito a seguirmi e vi ringrazio anticipatamente.